Questi sono gli ingredienti per fare una ottima pasta e patate con provola per 4 persone. 750 g di patate, peso da sbucciate. 350 g di pasta casareccia di Gragnano. 250 g di provola affumicata. 100 g di cipolla e 4 foglie di basilico. 5 pomodorini, 4 cucchiai d'olio, un po' di vino bianco e sale, pepe e formaggio quanto basta. Prima di iniziare la cottura, la preparazione della pasta con la provola, occorre chiaramente prepararsi gli ingredienti. Innanzitutto, dopo aver sbucciato le patate, le tagliamo in piccoli tocchetti e li mettiamo nell'acqua per almeno un'ora. Tagliamo finemente la cipolla e le 4 foglie di basilico. Taglieremo poi a metà i pomodorini e tagliamo a piccoli tocchetti anche la provola affumicata. Scoliamo le patate. Scoliamole per bene. In una padella capiente mettere a soffriggere la cipolla in 4 cucchiai d'olio. Ecco la cipolla tritata con anche il basilico. Dopo un paio di minuti circa, aggiungere le patate ben scolate e farle rosolare per una decina di minuti circa. Dopo una decina di minuti, aggiungere i pomodorini, il vino, il sale. Il pepe e mettere sul fuoco anche un litro d'acqua da portare ad ebollizione. Facciamo sfumare il vino. Dopo che il vino è sfumato, aggiungere alla padella con le patate l'acqua in ebollizione. Coprire con un coperchio e lasciare cuocere per un'altra trentina di minuti. Le patate stanno cuocendo a fuoco vivo da 30 minuti dopo aver aggiunto l'acqua. È il momento di buttare la pasta. E far cuocere quindi la pasta con le patate. Se dovesse essere necessario possiamo aggiungere anche un altro poco d'acqua. Ricopriamo la pentola stando però attenti alla cottura della pasta. Dopo 15 minuti togliamo il coperchio dalla pentola e dopo aver verificato la cottura della pasta mettiamo la provola. Facciamo sciogliere la provola. Facciamo anche una prima spolverata di formaggio nella pentola stessa. La seconda spolverata la faremo appena serviremo i piatti a tavola.